Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vedete questa fantastica torta di Porri perché vi voglio proporre il tutorial della sua realizzazione. Andiamo a vedere insieme come si fa. Gli ingredienti sono 3 porri di grandezza media, 100 g di ricotta, 3 cucchiai di parmigiano, un uovo, una manciata di maggiorana e una manciata di noce moscata. Poi ci servirà della pasta brisée. La prima cosa da fare è tagliare i porri, pulirli, metterli in una padella con un pochino d'acqua salata e lasciarli cuocere lentamente per circa una ventina di minuti. Una volta cotti i porri dovrete ad andare ad aggiungere l'uovo, la ricotta, il parmigiano e la maggiorana. Quindi andiamo ad aggiungere tutti gli ingredienti. Dovete aggiungere tutti gli ingredienti e mescolare semplicemente tutto il ripieno, una cosa veramente molto veloce. Una volta aggiunti tutti gli ingredienti, l'andrete a stendere sul foglio di pasta brisée. Adesso che avete aggiunto tutti gli ingredienti, andrete semplicemente a mettere tutto sopra il foglio di pasta brisée. È una ricetta veramente semplice e veloce. Se vi piace la maggiorana, potete metterne ancora una manciata sulla superficie in questo modo. Non esagerate, magari quindi basta proprio una manciata se vi piace il sapore. E poi andate semplicemente a ripiegare l'orlo in questo modo, così, in modo molto semplice, senza tanti ricami. Adesso andate a cuocere in forno alla massima temperatura, io uso il forno ventilato, per circa 20-30 minuti. Questa è la torta di Porri pronta. Io vi consiglio di lasciarla raffreddare un pochino prima di trasferirla dal tegame al piatto e soprattutto prima di tagliarla. Io l'ho lasciata raffreddare giusto 10 minuti, un quarto d'ora, e adesso ne andiamo a tagliare una fetta insieme, così vediamo com'è venuta anche all'interno. Ecco, questa è la torta anche all'interno. Come vedete, io ho scelto di farla molto sottile perché a me piace sottile. Se voi la volete più spessa, vi basterà mettere più ripieno, però a me piace sottile, quindi l'ho fatta così. Io mi fermo con questo video, spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.